Come with me and you'll be Quante volte vi ho parlato di libri nella trasmissione Rete Otto Libri, quante volte abbiamo eh, sentito parlare gli autori di libri, ma forse meno eh, abbiamo ascoltato la voce dell'editore, che poi l'editore è quello che consente ai libri di venire fuori e naturalmente anche agli autori. E allora eccoci in casa eh, di Arturo Bernava, in casa per così dire, perché questa è proprio una casa editrice, gruppo editoriale Il Viandante Chiare Edizioni. Eh, e lui eh, recentemente anche oltre che essere uno scrittore, Portato eh, gli autori e i loro libri a Torino nell'appuntamento più importante che ci sia in Italia, uno dei più importanti in Europa per chi eh, scrive, legge e pubblica, cioè il Salone del Libro. Eh, e ci sono andati appunto al, sia gli autori che eh, conosceremo fra poco, sia altri autori che eh, Arturo Bernava ci racconterà. Ma anche un lato particolare perché c'è stato spazio anche per il fumetto. Sì, c'è stato spazio per il fumetto. Per perché abbiamo pubblicato proprio per Torino, siccome abbiamo puntato molto come, se come segmento ai ragazzi, eh, abbiamo pubblicato un libro di fumetti misto, cioè storie e fumetti, eh, mh, scritto da tre ragazzi, eh, due dei quali vengono dall'Accademia del Fumetto di Pescara. Io non ho il libro perché è andato esaurito, anno sono stati a Lanciano, eh, a Lanciano uh, uh, Comics eh, qualche giorno fa, hanno esaurito le copie, però ho dei bellissimi poster che avevamo realizzato proprio per Torino. Eh, che sono andati praticamente a ruba perché insieme al libro vendevamo anche appunto questi poster realizzati appunto da Federica Talanca una bravissima disegnatrice e anche da Fabio Marinacci che è il colorista e Federico Suma invece è colui che ha scritto i testi, è un libro davvero bellissimo, sono rimasti due giorni e sono stati praticamente sommersi dai bambini che venivano a vedere sia la carta ma anche appunto Federica che disegnava in diretta sul momento, è stata davvero una bellissima esperienza Raccontiamo un po' la realtà di questa casa editrice, una casa editrice abruzzese, eh, che si spende molto per valorizzare quelli che sono i talenti letterari della nostra regione. Perché soprattutto alla base di tutto questo, chiedo conferma ad Arturo: eh, prima ancora che essere editore, cioè insomma il fatto che tu sei scrittore, nasci, fra virgolette, come si dice come scrittore, quindi eh, ti metti nei panni di chi ha voglia di raccontarsi e naturalmente di pubblicare. Certo, ma ancora prima che come scrittore. Nasco come lettore, c'è cioè una grande passione per la lettura e quindi da, nasce tutto da qui, dall'amore da, dall per i libri, dalla passione per la lettura e poi da lì il passo non è nemmeno tanto breve perché ci ho messo tanto tempo prima di cominciare a scrivere. Mi sono innamorato della scrittura, talmente tanto che poi ecco, siamo giunti a fare gli editori. Recentemente tra l'altro hai presentato il tuo ultimo libro, è venuta proprio a fare il servizio per il TG la collega Giulia Ledmondo, una presentazione affollata per una storia molto particolare, il Colore dei Pensieri. Il Colore dei Pensieri che esce dopo cinque anni dall ultimo, dall ultimo, dal lavoro precedente che era Scarpette Bianche, e Scarpette Bianche era ambientato a Chieti, nella Chieti del 40, del 43 in realtà, mentre il Colore dei Pensieri è ambientato allo stesso l'Abruzzo, in un paesino dell'Abruzzo però contemporaneo, una storia eh, complessa, intricata come piace a me, come piace a me leggerne e quindi di conseguenza è stato normale scrivere una storia del genere. Ecco, la base di questa storia c'è cioè, quasi un'ipotesi un ai confini col fantastico, direi quasi. Eh, sì, insomma, c'è eh, allora eh, ci sono tante, tante storie, però a me piace molto intrecciare sia con, quando leggo ma anche quando scrivo. Piace, piace, eh, amo molto intrecciare le storie, quindi si parte da, ecco, da questo paesino dell'Abruzzo dove una grande scrittrice, di una, una grande poetessa si è andata a rifugiare dopo che il marito era stato ucciso in un, un, insomma, nel corso di una rapina e il, eh, il loro figlio che aveva assistito all'evento non parla più. Eh, il romanzo inizia da, da questo. Da questo momento, dopo sei anni dall'evento, e in questo paesino viene trasferito, messo, mes, inviato un, uh, un pentito di mafia in regime di protezione, un ex comunitario in un viaggio della speranza finisce sempre, cioè, tutti in questo paesino, ok? E poi insomma ecco, ci sono questi incontri e da lì poi nasce la storia vera e propria, c'è un intrigo internazionale, insomma mi piace rendere ricche le, le, le storie che racconto. Il colore dei pensieri, come dicevo, può avere una base così piuttosto visionaria, ma in realtà poi sotto c'è una reale malattia. Sì, è vero. E la, la poetessa a cui facevo riferimento prima ha una, una, una sorta di malattia. In realtà esiste, si chiama sinestesia percettiva. E i, I medici non sono ancora del tutto convinti che sia una malattia, è sicuramente una, una distonia, ma ehm, ecco lei. La, la, la sinestesia percettiva eh, esiste, io l'ho un po' romanzata per la verità, eh, esiste perché alla, al, al nominare un, che ne so, un giorno della settimana, un numero, i sinestetici vedono proprio fisicamente un colore. Io ho immaginato che la mia protagonista eh, veda i colori eh, al manifestarsi di emozioni molto forti e quindi da qui eh, è un libro ecco, per l'appunto colorato, e poi, cioè, dà il titolo, il colore dei pensieri. Veniamo all'attività invece della Casa Editrice eh, tra l'altro hai portato anche un bel gruppetto di autori eh, in, al Salone di Torino quindi quello è un appuntamento insomma, importante imprescindibile direi anche per gli editori per gli scrittori e anche per i lettori naturalmente mm, chi hai portato eh, con te poi anzi li ascolteremo alcuni dei tuoi autori e com'è andata la mostra al Salone del Libro di Torino? È andata benissimo siamo stati... abbiamo messo a frutto l'esperienza che abbiamo fatto negli anni passati e perché insomma la cosa più difficile al suono del suo Libro è in qualche modo farsi vedere perché eh, 503 stand il lettore passa e passa in maniera distratta, non c'è niente da fa fare perché chiaramente l'offerta è così ampia quindi abbiamo cercato di in qualche modo di farci vedere. Ci siamo riusciti grazie intanto all'impegno di tutti gli autori che sono venuti e che si sono insomma prodigati a parlare con i lettori che si sono fermati al nostro stand e poi avevamo un po' qualche chic No? Eh, abbiamo, eh, abbiamo avuto il piacere e l'onore di presentare un nostro autore che ha scritto un libro sulla carta, è uno degli ultimi mastri cartari eh, di Fabriano e ha scritto proprio un libro sulla carta e a, eh, a Torino ha dato proprio dimostrazione di come si fabbrica la carta fatta a mano e questo ha destato grande interesse nei, nei, negli adulti ma soprattutto anche nei bambini che si sono fermati praticamente a gruppi eh, nel, nel nostro stand e questo come dicevo prima ha dato la possibilità anche ai nostri autori di, di interagire con con tanti lettori quindi è stato davvero un, un grandissimo successo vedo che hai proprio un bel gruppettino di libri proviamo a citarli sì questi sono insomma questo tutti, è il colore dei pensieri tutti, esatto, il colore dei pensieri vabbè insomma diciamo l'avrei dovuto mettere per ultimo infatti gli diamo <ride> pochissimo spazio perché abbiamo già parlato troppo incontro con la carta adesso io parlerò degli autori che sono venuti a Torino e che non, non sono presenti qui quest'oggi incontro con la carta è stato Riberi è il mastro cartario di cui parlavamo prima, è stato davvero eh, un grande successo e lo ringrazio ancora perché, insomma, è stata un'attività molto, molto faticosa. L'Ecoedio di Domenica Blanda è una poetessa di eh, Verbania e eh, anche lei è molto attiva sul, sul fronte della, della promozione. Eh, il decimo segreto di Osvaldo Neirotti è un autore torinese quindi ha giocato in casa ed è un libro che è uscito proprio, proprio in occasione del, del, del salone off. Eravamo, la, la presentazione l'abbiamo fatta il giovedì, il 10. Insieme a un altro libro che non ho qui perché è già esaurito: È L'era dei Talenti. quindi Giuseppe Di Battista è un altro autore torinese. Mi scuserà se non cito il suo libro, ma è esaurito. Quindi l'abbiamo già mandato in, in ristampa ed è un fantasy. Entrambi sono, un fant sono due fantasy molto, molto belli. Filomena Grasso è eh, una carissima, eh, insomma, ci teniamo molto a Filomena. Eh, perché, insomma, per la sua dolcezza ha portato un libro di poesie. Voglio essere eccezione. Tra l'altro presentato a Chieti eh, a, a marzo, quindi appena uscito da poco, un bellissimo libro di poesie. Alessandra Bucci, un romanzo, eh, questo per il marchio di Chiare Edizioni, oltre un romanzo che è uscito lo scorso autunno e sta andando molto molto bene. Alessandra è molto attiva sul fronte della promozione e eh, anche a Torino ha riscosso molto molto successo. Eh, questa è una chicca a cui io tengo molto. Eh, il poema del Menograno è un poema Ehm, che ha eh, il testo a fronte in arabo e eh, lo, abbiamo, eh, lo abbiamo praticamente eh, pubblicato per, la, per festeggiare la giornata internazionale della poesia, è scritto da Giam, Giammando Di Marti è eh, un autore di, di Grotta a Mare la traduzione di Nesrin Besbes non spero di, di averla citata bene ed è una professoressa dell'Università di Tunisi è un libro, anche questo, che ha suscitato molto interesse anche lì a Torino nel, nel, nello stand dell'Arabia Saudita, eh, stiamo vedendo insomma, di promuoverlo proprio negli Emirati Arabi o anche in Giordania, non è molto facile però abbiamo molte speranze da questo punto di vista. Ah, volevo farti una domanda questi autori, questi così come gli altri come li avvicini, come li scopri sono loro che trovano te o anche tu vai un po' a caccia di talenti? la maggior parte no, li cerco io, noi abbiamo comunque alcuni di loro arrivano eh, cioè mandano cioè, questi che ho citato sono stati tutti credo quasi tutti eh, scovati eh, dal sottoscritto e, però insomma abbiamo comunque anche un facciamo un'attività di scouting, abbiamo appunto la possibilità di inviare i manoscritti i nostri siti, sia del viandante che di chiare edizioni, e è un team di lettori molto nutrito, abbiamo una decina di, di, di lettori che insomma quotidianamente eh, valutano questi, questi manoscritti. Certo, ehm, non chiedendo alcun contributo agli autori eh, veniamo sommersi dalle, dalle richieste, eh, però questo da un lato mh, ritarda un po' magari i tempi di risposta, però dall'altro ci permette di, di, anche di, di poter scegliere e devo dire che Sin adesso sono molto molto soddisfatto della, della qualità delle, dello scritto, non dovrei dirlo io, però insomma, da le, lo dico da lettore, non né da editore né da scrittore. Il mito di stampare nel mese di agosto, di un anno povero, con poco inchiostro, un sangue nobile che colora ogni tua parola. Parola agli autori adesso, Sara Caramani Specchio e Anima, questo è il titolo del tuo romanzo, di che cosa parla? Specchio e Anima è un romanzo che si incentra su alcuni problemi, alcune tematiche quali il bullismo, i disturbi alimentari, i rapporti complicati con la propria famiglia, ehm, la passione, l'amore per la lettura e per la scrittura che eh, in un mondo complicato come questo ci salvano. La protagonista è una ragazza di 16 anni che come insomma, si evince un po' dal, dal titolo, e dalla copertina ha un rapporto problematico con il proprio corpo eh, e questo rapporto determina un po' tutta la sua, la sua vita e anche i rapporti con i suoi, con i suoi coetanei. Tuttavia eh, la vita della protagonista, eh, se da un lato è eh, oscurata da una perenne nube, appunto un'ombra eh, che sovrasta costantemente la sua esistenza, eh, può essere rischiarata da, dalla luce. Ed è questo il compito della protagonista, quello di trovare una luce che rischiari la sua vita. Tu hai trovato una luce nello scrivere? Assolutamente sì, e la scrittura e anche la lettura eh, sono, stati, sono state le mie valvole di sfogo, le mie, eh, i motivi per cui la mattina mi svegliavo, magari ci sono state più di una volta delle giornate nere e la scrittura mi ha, mi ha salvato, è stata proprio terapeutica. Posso chiederti quanti anni hai, sei giovane, lo puoi ancora dire? 26. E questo è il tuo primo romanzo? Questo è il terzo. terzo. Ah, incidenti, sei già al terzo, il 26, insomma, vai alla grande. c'hai cioè già un quarto nel cassetto? Sì, sta, è andato, è nel cassetto, sta procedendo con molta calma, però sì. Che soddisfazione ti dà vedere insomma, il prodotto della tua penna o della tua tastiera? Forse è meglio dire al giorno d'oggi, lì, pubblicato proprio in carta e inchiostro. Beh, la soddisfazione più grande è sicuramente quando hai il riscontro da parte del lettore che ti dice quando, magari, in quel determinato punto, in quella pagina si è emozionato e ti ricordi quando hai scritto quel, quel determinato passo, quindi, che sentimenti, che carico emotivo ci hai messo, e quella è la grande soddisfazione, quando poi provochi delle emozioni nel, nel pubblico. I tuoi personaggi sono frutto di, anche di conoscenze, di esperienze personali o tutti di fantasia, che poi non esiste, insomma, il personaggio è tutto di fantasia? Diciamo che partono un po' dalla base della realtà, quindi magari persone conosciute, esperienze autobiografiche, però poi c'è sempre la parte della fantasia che comunque serve anche un po' a celare la realtà, quindi per non svelare troppo della propria vita. Il fatto che ci sia una macchina da scrivere in una casa editrice non dovrebbe stupire, anche se naturalmente trattasi di oggetto da altri tempi, ma questa macchina da scrivere l'abbiamo scelta anche perché in qualche modo si lega al libro di Simona Veresani, Cali Bloom. Perché intanto partiamo dalla macchina da scrivere: che cosa eh, c'è nel tuo libro che ricorda questo oggetto? C'è una macchina da scrivere d'epoca, una Everest del 46, che uno dei protagonisti del mio romanzo, Il notaio Mr. Schusberg, per ehm, eh, far scrivere sotto forma di eh, punizione eh, alla protagonista delle, dei fascicoli in maniera ripetuta più volte per ehm, costringerla a fare un qualcosa che per lei è una, una, una punizione anche, ma anche una forma di piacere all'interno del romanzo. E a questo punto la storia? Sì. E Kelly Bloom eh, parla di una ragazza di provincia, un uomo complicato, un viaggio esistenziale alla scoperta di pulsioni e desideri e fino ad arrivare a una rivelatoria presa, presa di coscienza da Kelly a Miss Bloom. Eh, Kelly Bloom è una ragazza di provincia, abita in un paesino della Scozia in Vereri. Il suo desiderio, la sua aspirazione più profonda è quella di emanciparsi dalla vita di provincia e trasferirsi nella capitale Edimburgo dove eh, lavorare come segretaria presso uno studio nuterificato. L'incontro con questa figura particolare, quest'uomo, Mr. Schusberg, un notaio scozzese, la porterà ad un confronto con se stessa e con gli aspetti più complessi, più scuri della sua personalità. È un romanzo erotico no? È un romanzo. Sentimentale e psicologico con una venatura erotica. Eh, l'erotismo è un erotismo sottile. Um, io mi sono anche ispirata a romanzi classici dell'erotismo, quali Venere in Pelliccia di Masok, uh, alcuni romanzi di Anaïs Nin, uh, romanzi di, um, di questo genere, quindi di un, dove l'erotismo è un erotismo velato, non è mai un erotismo esplicito. Diciamo che l'aspetto erotico in realtà è una scoperta della protagonista di se stessa, dei propri desideri, delle proprie emozioni attraverso un viaggio esistenziale che la portano in un confronto speculare con questo protagonista. In realtà è un suo, un suo alter ego al maschile, è più un romanzo psicologico, più un romanzo sentimentale per le vicende che non un romanzo erotico. A chi lo consiglieresti? Eh, talvolta si dice che eh, la scrittura femminile sia pecchi di riconoscibilità di come genere, no? Si dice che ah, questo l'ha scritto una donna, e magari il lettore uomo non si interessa. Eh, secondo te questo è un romanzo per uomini e donne, per donne, per uomini, per tutti? Eh, in realtà è un romanzo per uomini e donne. Devo dire che ho avuto un ottimo riscontro da parte dei maschietti che hanno trovato il romanzo molto interessante. E è un romanzo che io cons consiglierei a Chiunque e alla ricerca di, di se stesso in maniera ehm, chiara, consapevole, senza, senza maschere come dice Pirandello, perché comunque eh, le maschere c'erano semplicemente quella che è la, la propria ehm, reale personalità. e Invece ehm, la protagonista fa proprio questo: ehm, c'è un primo dopo in cui lei ehm, getta via tutte le sue ehm, i suoi ehm, limiti, le sue maschere, le sue. Ehm, ehm, Diciamo perplessità per uh, riscoprire per proprio se stessa, con uh, appunto attraverso la conoscenza anche del, di sé e del proprio erotismo. Dopo Kelly Bloom? Dopo Kelly Bloom ci sarà un altro Kelly Bloom, <ride> perché comunque il romanzo è un romanzo che, che non finisce qui. Lui invece lo conosco perché è Andrea Magno, un libro presentato anche in un'altra precedente trasmissione, l'altra precedente puntata di Rete Otto Libri. Da qui è un posto comodo e eh, ci discostiamo dal, tipo di, eh, dal genere di cui abbiamo parlato fino adesso, cioè dal romanzo, e andiamo nella poesia. Eh, e ti richiedo di nuovo insomma, perché scegli di scrivere poesie? Scrivere poesie probabilmente non, non è una scelta, nel senso che io mi. Proprio io mi sono ritrovato a scrivere poesie, scrivevo qualcosa su Facebook e ho conosciuto Enrico Nascimbeni che un giorno ha deciso che mi doveva pubblicare. Io all'inizio mi sono messo a ridere e poi in realtà è uscito il primo libro, questo è il secondo, e ho messo con le spalle al muro alturo per questo libro, nel senso che l'ho quasi costretto a a pubblicarlo, una mattina l'ho chiamato gli ho detto prendiamoci un caffè siamo seduti e gli ho detto la copertina è pronta, la prefazione pure le poesie ci sono, pubblichiamo ah non ci arriviamo? Sì ci arriviamo ci siamo arrivati e abbiamo pubblicato Che cosa ti ispira nella stesura delle tue poesie? Beh un, un, un po' tutto L'amore, le donne, quello sicuramente, la donna, la mia, ma anche la mia terra, che dicono che sia molto presente nelle poesie. Io acconsento, sì, nel senso che a volte. Ci sono delle poesie che la richiamano, alcune un po' toste, tipo ce n'è una che il mio professore di filosofia non piace, il, il titolo assolutamente, cioè condivide la poesia. Ma il titolo da sempre mi ha detto non va bene perché si intitola La mafia siamo noi. E quindi sì, l'ispirazione viene da un, un po' da tutto, non c'è una, una regola. Oh, naturalmente la tua terra è la Sicilia, ehm, però sei in Abruzzo, che passaggio è stato? In dolore, <ride> è stato semplice, ho conosciuto la mia compagna e mi sono trasferito, punto. Ma non ti manca la Sicilia? Sempre, però bisogna scegliere, o meglio, più che scegliere bisogna avere... Sì, è, è una scelta, ma in realtà non è una scelta, nel senso che ti viene naturale farlo se eh, con quella persona stai bene. Hai detto prima che hai parlando con Arturo proprio, hai detto eh, la copertina è pronta, eh, io so che insomma, questa fotografia è così come altre perché eh, ti ho incontrato in un'esperienza mista, fotografia e eh, versi, eh, insomma, ha, ha una, una sua importanza. Sì, la poesia, la, la, foto di è di, no. la foto di copertina è di Monica Conserotti, che è una fotografa di Treviso, con cui abbiamo condiviso l'esperienza di una mostra di mie poesie su foto. Sono 40 foto con 32 fotografi sparsi un po' in tutta Italia, una parte li conosco, una parte no che è stata presentata qui a Chieti anche a ottobre scorso al Carta Carbone e poi ce n'è un'altra di mostra, sempre di foto, sia di Monica Conserotte che di altri fotografi. Sono 32 foto con sopra eh, degli haiku, questa forma di poesia giapponese, che è stata già presentata a Chieti e andrà nuovamente al Carta Carbone. Probabilmente la, la, la prima mostra, quella di poesie su foto, a luglio andrà alla Mediateca Gionfante di Torricella Peligna. Non, uh, non lo sappiamo ancora, ma al 99%. Allora, per questo, in bocca al lupo: eh, hai parlato di haiku, che cosa trovi insomma, di congeniale al tuo modo di scrivere poesie in questa particolare forma? La sintesi. Le mie poesie sono sempre molto corte, difficilmente strabordano in un'altra pagina, ce ne saranno forse una diecina più lunghe di una pagina. La, 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 la sintesi per me la poesia è proprio è sintesi, deve essere assolutamente sintetica. Ti faccio l'ultima domanda, fai conto che non siamo nella sede della casa editrice eh, il viandante Chiara Edizioni, fai conto che non ci sia Arturo Bernava, come ti trovi con questo editore? Allora, Arturo, prima di essere un editore, è un amico. E infatti volevo ringraziarlo, ringraziarlo per Torino è, è doveroso perché ha, ha fatto uno sforzo enorme perché eh, fare eh, il salone non è eh, una cosa semplice. Certo, è anche un impegno insomma, anche anche economico. Economico, assolutamente, ma soprattutto perché a noi autori ci permette il confronto con altri. E io scherzando dico posso continuare a scrivere. Emanuele Pompili, ultimo venne il cocktail, un titolo particolare che mi incuriosisce, che c'è scritto? Allora ovviamente come si vince al titolo, eh, il romanzo parla di una storia di un incontro al bancone di un bar tra un uomo che è un frequentatore abituale di questo bar e una misteriosa donna che diciamo, irrompe nella. va ad interrompere quella che è la routine di questo uomo, di questo possiamo definirlo anche un po' alcolista se vogliamo, e quindi si instaura una lotta particolare perché questo uomo non beve cocktail qualunque, ma cocktail che si fa fare dal suo amico barman a immagine e somiglianza di donne che non ha mai potuto avere. E quindi, diciamo nel ripercorrersi in questa lotta, ripercorreranno un po' tutti quei cocktail che lo hanno segnato in modo più o meno. Eh, forte per arrivare poi al cocktail finale che non andiamo a svelare perché se no si perderebbe la magia. Non lo beviamo questo cocktail finale, però vorrei chiederti come ti è saltato in mente questa idea così originale. Allora, l'idea originale nasce dal fatto che comunque lavoro nell'ambito della ristorazione da parecchio tempo, quindi comunque non direttamente come Barman, però avendo molti amici Barman, quindi essendo molto vicino al mondo della miscelazione. Eh, ho avuto l'opportunità di, di approfondire un po' la tematica e di avere magari degli amici barman, anche tra virgolette, abbastanza folli a volersi prestare a questo gioco. Eh, che io chiamavo un gioco dei cocktail emozionali, quindi diciamo si dava un input su uno stato d'animo e ci si costruiva un cocktail sopra che non fosse tra i classici, tra i canonici. Eh, per questo ringrazio anche Christian Gabrielli che è un mio carissimo amico barman e quindi lo spunto è nato sicuramente da questo e le storie poi sono venute da sé insomma. Ci sono le ricette? Le ricette esistono, le ho sempre con me nel portafoglio, però eh, per provarle dovete venire a provarle con me, dovete venire con me nel bar in cui sono nate. Senti, secondo te si può evincere il carattere di una persona attraverso la scelta del cocktail? Eh, sì, da cameriere e da operatore nel settore, anche se non faccio solo quello nella vita, eh, però sicuramente mh, da quello che si consuma, da quello che si ordina, dalla, dalla routine con cui lo si fa anche, si possono capire molti tratti della persona che si ha di fronte. Quindi sicuramente mh, si potrebbe anche tranquillamente dire dimmi cosa bevi e ti dirò chi sei in certe situazioni. Poi ci sono le mode naturalmente, io per esempio ne sto cavalcando una, però mi piace molto il Moscow Mule che pare che vada molto di moda, l'ho provato per curiosità e insomma quando mi capita lo scelgo. Un po' speziato perché c'è lo zenzero, quindi è un, sì. po un sapore un po' esotico anche se vogliamo. Sì. Anche se in realtà eh, l'origine del cocktail è, sta in tutt'altra parte perché essendo a base di vodka è un cocktail polacco. Sì. E la traduzione, di questa, la traduzione di questo, del nome di questo cocktail sarebbe proprio una zampata di mulo, perché la ricetta originale prevedeva che fosse abbastanza forte e quindi arrivasse a chi lo bevesse proprio come se fosse stata una zampata di mulo. Quindi. Mi prendo a calci da sola, <ride> benissimo. E invece vorrei chiederti se hai altri progetti nella mente, ma anche come ti sei avvicinato alla scrittura, perché appunto mi dicevi che fai tutt'altro. Allora sì, io nella vita sono uno studente di odontoiatria e protesi dentaria qui all'Università di Chieti e mi sono avvicinato da lettore, penso che di poter condividere con gli altri autori della casa editrice lo stesso percorso cioè penso che prima che essere scrittore si sia lettori, anche abbastanza accaniti si leggono storie di altre persone, ci si appassiona, magari ci si rende conto di voler dire qualcosa di volerla raccontare e ci si avvicina alla scrittura e poi magari ecco io condividendo qualcosina sui social qualche racconto così c'è un riscontro positivo da chi legge e piano piano si arriva a questa consapevolezza si vive facendo l'editore il Lavoro in banca permette di nutrirmi il corpo e di nutrire la mia famiglia. Eh, facendo editore si nutre, nutre l'anima, ed è la cosa più importante. Come with me and you in a world of pure imagination. Take a look, and you